Bentrovati, nuovo appuntamento di Football. Siamo venuti qua di fianco a un biliardino, grazie agli amici del Serena 80. Con un grande ospite. Sì. No, dico. C'erite? No, dico. Il grande ospite, poi è stato le braccia, cioè non so. Ti dico solo che l'acci si è già posizionato in porta. Questo già è capito, vabbè. Pian piano deve finire. Questo è il mio ruolo. Allora, siamo venuti qui dove c'è un campo da casa, abbiamo appena giocato con della gente che è un po' schizzata, ma comunque va bene. Sono dettagli. Sono dell'età, eccetera. È venuto a trovarci Simone Cappelletti. Ciao a tutti. Grande centravanti, sì, da sempre. Sì. Te l'hai mai avuto però questa maniera di andare avanti, no? In allenamento? Sì, cioè, allenamento. Da buon portiere in allenamento. C'hai quel problema lì. Poi non mi ci facevo mai giocare comunque. Però ci provavo. Ci sarà un motivo. Sì, io comunque ci tiravo, però niente. Beh, era quello che risolveva le partite da 2 euro durante la settimana, no? Le serate sono grazie ai portieri. Esatto. Insomma, quando si beve una birra in più e si ringrazia i numeri uno. Esatto, quando non giochi troppo lontano da casa. Esatto. Allora, intanto andiamo a vedere subito cosa è successo in Serie D. Rava, sei te che sei Beh, in Serie D, bene le bolognesi, perché sia Limolese sia il Mezzolara vincono. Mezzolara... Sei preparato? Di brutto. Sembra che leggi, guardando da lì sembra che sembra che hai l'iPad. Il Mezzolara 3-2 con col Fidenze. Oppa, l'hai preso gol, non te ne sei accorto. Bravo, 1-0 per lui, la tua porta. Segna. La tua porta, quello. No, segna. Rava non se ne accorto. E Limolese con due rigori, 2-0 a Montichiari. Quindi bene. Addio allora, lo dice a me. Ma chi ha segnato per il Mezzolara? Chi ha segnato per il Mezzolara? Non te lo dico. Secondo me però Celleri, Arseno e Arseno? Ma li per Zola, quanto ha fatto? Liberzola gioca un posticipo domani. Carlo Regno è già nel Bologna, cioè sei rimasto indietro. C'era una coppia, era bravo Coltrini. Ma quando giocavi te c'era già il Mezzolara? Sì. Quando gioca, da ex giocatore. Guarda, sì. Bologna aveva segno freddo. Sì, quindi ci sta. No, ricordiamo... Beh, io magari l'avessi adesso se capisco. Saremmo contenti, no, però insomma sai com'è. Ma anche perché si chiarirebbero molte cose. Sì, sì. Se qualche caffettino ogni tanto dovrebbe anche bene. Si spererebbe. Gol, segna due per noi. Sì, ma è la parte tua, va bene. No, bene. Così. Ho il bomber qua che ne fa uno dietro l'altro. Sembra che stiamo. Non vale il frullo. Il frullo non si può fare. Ma il marocchino. Aspetta, tu che sei di Foggia. Il marocchino cos'è? Sì, là il mulinello. Il marocchino si chiama. C'è voi che date del marocchino. Sì, il marocchino è marocchino. L'apoteosi. Beh, va per vicinanza. Vabbè, ma non si possono autoproclamare. Vabbè, insomma. Poi voglio ricordare un attimo la sua carriera. Calcisti. Ma chi se la ricorda? Sono passati da me. Non se la ricorda neanche lui. Cioè, vabbè, vogliamo ricordarla. Gli esordi? Ma nel Calderana? No, gli esordi io giocavo nella Palla Vicini da grande anta. La grande anta al Palla Vicini. Beh, tuttora si chiama anta. Sì, tuttora. Vabbè, stanno andando molto bene in terza categoria. Primi in classifica. Primi in classifica con 35 punti. Ah, però. Sì, formatissimo. Non ho preso gli occhiali. Però, li seguo ancora. Ogni tanto li seguo lunedì. Sono in corsa loro e Real Azzurri. Esatto, sì. Bravo. Confermo. Quindi Antal, poi? E poi dopo sono andato per un brevissimo tempo al Boca, in Serie D. Meno male che non hai trovato certa gente al Boca. Non ancora, forse te sei arrivato dopo. Ma meno male per te, poi? Poi sono stato a Sala Bolognese, beh, a Calderara, a Crespellano, a Persiceto con il carissimo, con fratello anche. Con il fratello. E poi dopo dove sono andato? Sono andato a Monteveglio, che non era ancora Valsa, no, era appena diventato Valsa. Poi a Cerretolo, poi sono stato militare 3 anni in Spagna. E poi dopo hai fatto la rivoluzione, abbiamo vinto il mondiale, poi sono tornato in Italia e col famoso Tiki Taka. Tutti questi portieri, Colli che va in Francia, lui che è andato in Spagna, hanno questi problemi esistenziali. No, perché si sta meglio il calcio spagnolo. Ti dona più, esatto. Non ci sta, poi se vuoi fare la mezza punta anche... No, esatto, lì sei più eclettico, ti fanno variare. Il campo lo permette, te lo bagnano prima del match, ci sta. E quindi nonostante la tua giovane età, perché ricordiamo che sei 83, quindi hai ancora da dare al calcio, sono secondo me. Sono fuori quota l'anno prossimo. Sei un fuori quota. Cioè, se hai girato... qualcuno mi prende. No, ti prendi. Beh, un campionato vinto lo scorso anno. Importante. Molto, molto bene. Poi purtroppo è arrivato l'infortunio che ha tagliato le gambe un po'. Ha tagliato letteralmente la gamba. E quindi è stata un po' lunga la ripresa. Sei rimasto un po' così, insomma... in giro per questo sì sono diciamo che non
è diventata più lunga del previsto la terapia, la riabilitazione, quindi intanto gli altri hanno cominciato. Non è che uno fa solo quello, gioca a calcio e basta, quindi ha degli impegni, quindi esatto, deve diventare compatibile. Esatto, adesso non esageriamo col calcio. Dato che mi ero riposato 3 anni, ho ricominciato 1 anno, adesso mi riposo 1 altro anno. Esatto. Peccato perché ti eri integrato bene in quella realtà, quindi era molto bene. Un ambiente molto bello. Penso sia stato come dire, una situazione scomoda per tutti, sia per te che per la società, per tutti. Adesso io vedo, loro stanno andando molto bene, hanno preso chi in porta, ci sa stare. Quindi niente. Celeste nostalgia. Per me è stato un peccato, perché comunque con The Fiume è una realtà dove si può fare veramente, veramente bene. Sono tutte le carte in regola per fare bene. Il gruppo è fantastico, la dirigenza è ottima, qualche pezzo di troppo l'hanno lasciato per strada che hanno fatto bene. Adesso non mi tolgo questa sola. No, lascia stare. Non becchiamo questi argomenti, se no possiamo stare beccati in fragrante, quindi. Però dai, insomma, loro stanno andando molto bene. Il ricordo è ottimo. Vabbè, il rapporto è rimasto. Il rapporto è fantastico, i ragazzi li sento tutti i giorni. Purtroppo conosce anche Scaramagli, quindi. Purtroppo conosco tutti degli Scaramagli, c'è quello buono e quello meno buono. Adesso quello meno buono. Punto interrogativo. È quello un po' più. L'armadietto? Più grande. Sì. Quello buono invece è proprio piccolino. E invece quell'altro, secondo te, che categoria può tranquillamente fare, visto che sprecato in una prima, la promozione secondo me la fa bene. Chiusi, lui veniva da un'eccellenza addirittura prima di scendere in seconda categoria da loro, quindi insomma la qualità, voi poi l'anno scorso ci siete venuti a vedere spesso, la qualità è lampante, ma non solo la sua, cioè è una squadra questa che sulla carta, poi dopo ci stanno tutti gli infortuni, so che sono stati abbastanza falcidiati. Però hanno fatto benissimo, continuano a far bene perché si trovano delle grandi soddisfazioni e credo sia la squadra che è veramente sorpresa di questo campionato, perché le altre comunque erano attrezzate per fare neopromossa. Quello che devono fare, infatti è la sorpresa del girone. Hanno azzeccato anche l'acquisto di Zanca, perché è un difensore che ha già settimo. Dentro e fuori il campo. Ah certo, quello che Zanca non è da sottovalutare neanche in serata. Ah, si scherza. È la compagnia, diciamo così. Quindi è uno che fa molto gruppo. Quindi è un bel acquisto, Sì, ottimo. Scusa un attimo. Segna 3, così. E di là, la tua porta è quella. No, ma questo è quello che ti ho segnato qua, vedi? A parte che sei in fuorigioco. No, io sono quello lì. Sei ottimo portiere. No. Sai cos'è? Che tu hai un portiere scarso, grazie a Dio, ho scelto bene. Quindi sono a posto. Finché si gioca con le mani e basta, io sono a posto. Ascolta, andiamo a vedere l'eccellenza un po' come è successo. Andiamo a vedere l'eccellenza girone B. Beh, non so, puoi fare anche là. Ti piace il girone B dell'eccellenza? Dillo a casa. Dimmi chi vuoi sapere. Secondo me, tipo, il San Antonio pareggia 3-3 a Coppar. In quel di Coppar, una partita strana. Perché è rimasto. Però bella. No, ti dico, il San Antonio è rimasto in 10 dopo tipo 30 minuti del primo tempo. Era sotto i 2 gol, è stato bravo a recuperare le reti. Mi ricordi qualcuno? Eri a vedere la partita? Sì, era a vedere la partita. Okay. Sai tutto. So tutto. Era a vedere appunto questa partita. Ecco cosa manca al medicina, l'acci. Esatto. No, infatti io non ho giocato perché è meglio che sto a casa a questo punto. Visto che gli altri vincono, ma va bene. E è riuscito appunto ad arrivare il pareggio, poi dopo a ribaltare la situazione e poi è stato pareggiato insomma al 93. Al 93, sfigo. Ha qualche santo in paradiso. Però ha fatto gol anche Virginio. Merda. Però in 3 partite 7 punti, una squadra che si deve salvare. Sant' Antonio che davano già per spacciato, invece ha dimostrato invece spacciano bene. Di avere i cosiddetti, quelle cose lì che sono cazzini, derivati di. No, cazzino è un po' che sfiga. cambia argomento. Cioè, allora, cazzino proprio lasciamola. Tu devi sapere che lui milita in una formazione dove. No, io non milito. Dove sono tesserato per una seconda categoria. Però gioco con gli amatori, per sicurezza. Anche giocatore anche che anno sei, Raba? Del? Io 73. No, dillo pure. 90, del 90. È un 90 che si è portato avanti quei lavori. Si è portato avanti quei lavori. Già gioca con gli amatori, per sicurezza. Comunque, il Progresso invece ha vinto il derby bolognese col Calderara 2-0, rete di Maiorano Ignaccolo, il tuo amico. Grande Igna. Un gran giocatore. Poi vuoi anche sapere il Castenaso? Ma si dà, dillo. Castenaso che ha preso 3-1 contro l'Alfonsino in casa. Sì. Poi un buon. Sì, vieni qua che sono gli amici qua. Un buon Massa che perde dal ribelle ci sta.
sarebbe andare bello, secondo me. Beh, la rivelazione massa che appunto fino alla scorsa settimana era terzo in classifica con questi giovani di Zach, ora comunque sta facendo un ottimo campionato. Perdi con Ribera. Credi. Però andiamo a vedere che il risultato della settimana è il Meldola che vince 2-0. Ma parte, ma va a fare il tubo, te il Meldola. Dai. Questo è veramente un gran risultato. Io seguo da veramente. Quindi sarei in due, sareste. Siamo in due, già che segnaliamo. Perché lui deve sapere che è un assiduo sostenitore della. Sì. Beh, considera che il Meldola l'anno scorso in promozione ha speso qualcosa come 600.000 euro. Quindi sì, ha speso. Ah, però. Per vincere la promozione che non l'ha vinta. È arrivato secondo. Sì. Sono ripescato. Scusa, adesso fammi. Quest'anno ho speso leggermente meno per fare le eccellenze. Vabbè, ma ci sta. Però sono terzo. Ci sta. Verranno ripescate anche quest'anno? Meno spendi, più spendi. Il Ravenna vince 4-2, ogni tanto vince, ogni tanto perde. Cioè, questi qui sono un po' alti e bassi. Ma dico sempre a casa, perché io non so. No, io a casa avevano già guardato anche loro. Scusa, allora, abbiamo tre spettatori, tua nonna, tua sorella e chi è un altro? Sì, ma non lo devi offendere così. Cioè, perché? Perché a Foggia c'è anche lui, si spaccherebbe delle bambine. Grazie a lui che abbiamo degli ascolti, insomma. Quindi ci sta. Quindi devo parlare a caso, ho capito. Ok, quindi per questa eccellenza l'abbiamo terminato. No, l'abbiamo terminato, abbiamo mica solo queste squadre, ne abbiamo no, tante. Io le altre non le dico perché... Perché non le sai, dai. Bravo, cioè, come me, non le sai. Ma tu hai mai fatto l'eccellenza? Io ho fatto l'eccellenza 2 anni a Crespellano. Beh, che cosa ricordi questa esperienza a Crespellano? Ricordo. Una bella esperienza è stata. Intanto è stata un'ottima esperienza, ero un ragazzino e giocavo con della gente che si chiamava Luisi, Deri, Poltrini, Venturi, Ballanti, Carnicelli. Ortisi. No, Ortisi non c'è. No, è arrivato dopo. E quindi è stata... Carnicelli, Fabrizio Carnicelli, grande giocatore. Sì, Manzo, c'erano dei giocatori che adesso non ci sono più. Beh, professionisti però, per quella categoria. C'erano già i Limongelli. C'era Limongelli come giovani e adesso fammi ripassare. C'era un sacco di gente. Bartoli, che adesso è a Sala Bolognese. Però... No, era una squadra... Beh, alla fine ti ricordi Farnetti, dove siete arrivati, no? Siamo giocatore e allenatore, perché ha smesso lì proprio in quegli anni. Sì, siamo arrivati in metà campionato, se non ricordo male, ma anche se ricordo male, forse più della metà campionato. Metà classifica, perdon. Non ricordo bene, però sì. No, l'altra zona della classifica. Allenatore, sì, chi era? Farnetti. Però. Che saluto. Ma lui non si fa, no? Si ma lui risponde. Si fa. Guarda, è ta risposta. La risposta. Ti ha fatto lo squillo, diciamo. Grande per il suo guardo. Sì, ma è un sacco che non lo vedo, che non lo sento. Dato adesso lui si è calato in questa dimensione del doppio ruolo, quello di direttore sportivo, allenatore, che già faceva... Beh, alla Ferguson. Sì. Ma è giusto alla fine. Dire tanti secondo me non è sbagliato, perché... È una dimensione un po' più tranquilla. Anche perché tu devi sapere i giocatori di cui hai bisogno, inutile che... O le squadre le fa uno o le fa l'altro, insomma, inutile che... Occhio che mi tolgo quel sassolino, sì. Perché ci sono certi direttori sportivi che poi... Fai gol, mi distrai, no? I direttori sportivi sono pericolosi. Sono molto pericolosi, diciamo. Sono pericolosi perché non... Ma non dirò di che stiamo... No, stai buona, perché devi sparare tutto? Però poi, purtroppo è vero, è un problema non perché... sapevo questo, nonostante io sia informatissimo sul calcio dilettantistico... Ci vedi, infatti. E infatti siamo oggi come ospite perché appunto tu sai sì, tutto. Sì, è vero, anzi vi ringrazio perché almeno posso veramente dimostrarlo. Tu sapevi che sei il nostro Mughini da oggi, quindi te lo dico. A borra, non l'occhiale. Vabbè, sono dettagli. Abborri il calcio di realtà virtuale. Sì. È il predico. Mi mancano solo 18 gradi. Adesso ci vedo, Occhio, ho due. Le stecchette. No, ci sta. E... Ma sono messo di qua, metti il dito qua. No, quindi però tu lo puoi fare. Quindi, cosa vogliamo parlare di promozione per cortesia? No, ci fermiamo un attimo, andiamo a pubblicità, perché una volta che abbiamo l'ospite così, lo sfruttiamo, abbiamo una nuova immagine. Cioè, vabbè. A presto. Cos'è quel dito? Di una minaccia? Lo faccio anch'io. Pan fragrante. Buono come il pane, fresco come il pane. Fragrante come il pane. Pasta fresca senza glutine e prodotti con lievito madre per intolleranti. Ciao, vi aspetto qui da Pampa Grande in via dei 1005. Ciao! In via dei 1005/5 a Bologna.
Kinetech, studio professionale di fisioterapia del dottor Mattia Scaramagli. Per educazione funzionale specifica post-operatoria, massoterapia segmentaria, bendaggi funzionali, kinesiotaping e fisioterapia strumentale. Kinetech è in via Franchini 44 ad Altedo, telefono 339 6901 445. Vai. Bene, ben ritrovati. Allora, abbiamo siamo quanto stiamo dicendo? No, siete già sotto, siete già no, sotto no, quattro, no. Una, per sicurezza segni una. Guarda, abbiamo fatto qua due gol, doppietta. Allora, yeah, siamo 5 a 1. I gol della pubblicità non vanno. Ne ha fatto due in fuorigioco. La prossima volta, dopo quando finiamo tutto, facciamo la rivincita per voi. La prossima volta faranno sapere. Sì, sapere che teniamo sempre quella settimana. A Foggia viviamo di questo. Quando ci vediamo la sera al bar. Foggia vivo. Quando vai a Foggia a te? Di questo. Sei sempre qua. Ma so che ti trasporto. Foggia non ha fatto un cazzo. Bravo, bravo. Questo è Borghetti. Da quando non lo vedo in giù è venuto su suo fratello. Ci sta. Vabbè, niente, quindi, ancora le invasioni barbariche, ha ragione la cosa. Ci sta, parliamo di promozione. Parliamo di promozione. Sì. Ma perché guardate me? È là la telecamera, guardiamo là. Senti qua, siamo io guardo la sonda. Bella posizione, ci metto lì, bellissimo insomma. Vuoi che ti do la clip? No, no, mi ricordo, mi ricordo. Promozione perfetta, parliamo subito di girone B. Altro passo falso dello Zola Predosa che fai il 3-0 in casa, io cioè... Che parole spendi, Daniel, per questo ma più che altro vale la pena spenderle. Sì, allora Zola Predosa ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Scaramagli, ci dispiace appunto per quello che è successo con Piero Alcuri, è arrivato un grande allenatore che è Pier Francesco Pivetti, ex bomber, Crespellano, cioè, quindi gran personaggio. Sono ancora alla ricerca d'autore lì, cioè, quindi stanno cercando di rimediare. È stranissimo perché comunque la squadra c'è, nel senso che sono i ragazzi che l'anno scorso il campo c'è perché fecero il miracolo a Montesantoro, non riescono a finalizzare e a ottimizzare quello che sono le loro possibilità. Ci manca il bombe? Ma i bombe li hanno anche, ma però non... potrei candidarmi. Ma dopo che allora sei, alla fine sei... cioè il cartellino è tuo, sei svincolato, certo, quindi svincolato. Fino a fine mese può essere... Quindi sei sul mercato. No, lui fine sul mercato, sul mercato, sul mercato. Consiglio, adotta un Simone Cappelletti. Ci sta, è per sempre. Dove c'è è per sempre. La scritta in sovraimpressione. La mettiamo anche sopra, sopra, mettete dietro. Mettete il mio numero sopra, di telefono. Un po' più sopra, qua. Sopraimpressione. Okay. Proprio sopra, mettiamo direttamente. Entriamo nelle vostre case con Simone Cappelletti. Quindi un Cappelletti è per sempre. Cioè, Cappelletti per sempre. I tortellini passano, i Cappelletti rimangono. Ecco, va bene, sta lì. Oh, vabbè, ci sta. Dunque, diciamo dello Zola che purtroppo non riesce a uscire dal tunnel, vede la lucina ma è ancora troppo lontana. Male anche l'Unione, ostia, 3-1. Male l'Unione, però bene il Falchi Galileo che ha vinto 3-1. Ma che cazzo, cosa sei? Beh, ma è facile, ma sei un l'Unione, bene il Falchi. Sì, da grande tifoso del Falchi Galileo. Beh, sei un reggiano della testa quadra. Stacchiamo la... Sai che sei un reggiano della testa quadra? Sì, ma io da tipo, cioè, i due antipodi. Dalla Romagna, tutto quello con l'R. Romagnolo, reggiano, tutto romanista. Io mi ero distaccato. No, magari c'è stato... Poi c'è il Crevalcore che... Ah, vuoi spendere qualcosa sull'Unione? Fai pure. L'Unione fa la forza, in questo caso con l'Unione, quindi... quindi in questo caso no, l'Unione non fa la forza. Crevalcore vince 2-1, gol di Girotti e Filone contro Castellavano in casa. E il Faro che non fa gol Cavallaro ma fa 2-2 col Colombaro. Mi sembra un po' una velina. Sapete così. Tutto. Tutto. Basta anche il minigol se vuoi. Guarda, se ti metti minigol chiudiamo proprio la web TV così non ne parliamo più. Ci togliamo studente qua. Siamo a posto. In questo caso lo fa lo gol però. E poi visto che mi va di dirlo, il Castelvetro ha vinto 1-0 col Fiorano. È tornato la vittoria perché c'è stato un po' di trombusto. Ma lo scolo di tra un po' a te Scaramagli gli andavate a prenderli per dire ah stanno facendo male, cambio da allenatore, ma lo scolo diretto, giusto? Sì, con Ferrano, sì. Secondo in classifica, ah, però una bella partita importantissima, sì. Bella partita, molto tirata. Io avevo l'over comunque, il biglietto costava 25 euro per entrare, con la coppia però, si entrava con la coppia. Poi chi vuoi sapere? Real il Montombraro, tu mi dici ah bolognese, è una bolognese, io te lo dico, Montombraro ha vinto 2-0 con Areal Panaro, a Buon Porto.
No, era il Panaro, ha vinto proprio. Il caso del giocatore era Panaro, la Sogliarese, Poker, lo Scandiano e poi basta. Lui legge e basta. Sì, lui sa quanto me. Sembra che ne sappia da domenica, cioè se gli togli quella farina non sa neanche le squadre. La Serie C non è il mio girone perché l'hai fatto. Ma io volevo sapere da te, ma tu il campionato modenese, insomma, l'hai mai affrontato? Ma sei sempre stato Ferrarese? No, tanti anni fa quando giocavo nel Bolognese. Che tu hai fatto tre campionati, vedi gol. Quello Ferrarese, quello Bolognese e quello Modenese a sto punto. Beh, Modenese no, dai. Beh, che strano, eravate nel giro di là però. No, eravate in Romagnoli, vero? Romagna, nel Modenese andavo con il Valsa, col Sala Bolognese di tanti anni fa. Ma erano squadre completamente diverse da queste. Mi ricordo un gran bel campo a Casalgrande, l'unica cosa che so di questo girone. Beh, qual è secondo te le differenze tra questi campionati? Magari guarda, se parlo più con più cognizione di causa del Ferrarese. Ferrarese è una che non conoscevo, non sapevo fino all'anno scorso, è un campionato fantastico, vissuto con una con entusiasmo. Un entusiasmo incredibile. È più sentito. È sentitissimo, che tu vada, ragazzi, noi a Codifiume c'è la realtà degli ultras che era fenomenale, però non che mancasse da altre parti, perché sei di Maroli, porca miseria. Adesso facciamo un gol. Perché comunque anche a Osteria Grande c'è quel gruppo di 80, 50, 80 persone che li seguono sempre. Abbiamo avuto l'anno scorso gli ultras del devo andare a sbirciare perché non mi ricordo mai. Vabbè, Ozzano, della Codigorese, che ci sono arrivati in casa in 50. Il Consandolo anche molto seguito. Il Consandolo è molto seguito, il Gorino. Vabbè, il Gorino è solo per andare in là ti stanchi, poi quando cominciano a gridare ti stanchi ancora di più. È quasi meglio andare a Bari, a cosa? A Rovigo? Sì, sì, è meglio, meglio. È meglio andare a Rovigo. No, è un campionato il Ferrarese che mi aveva stupito l'anno scorso e vedo che quest'anno non è da meno. Beh, anche perché sono tutte squadre che rappresentano paesi, quindi c'è un campo da calcio, un campanile. Esatto, c'è piccole realtà, c'è il carabiniere, la bella del paese e la chiesa, buona, e il campo da calcio. Però la bella del paese, insomma, non è male. Se va allo stadio la domenica è meglio. Soddisfa un po' tutto. Basta che non sia la compagna di un giocatore che gioca in casa, perché dopo sarebbe... Ci sta. C'è un problema, insomma. Quindi parliamo di questo promozione di Giro C, dove appunto il Casalecchio che sta tirando fuori le Casalecchio, che perde comunque da un Sant'Agostino. Biagini, allora, Biagio, lui abita a Casteldebole, dopo mi chiamano che ti do l'indirizzo, perché così non lo voglio in casa da morire. Poi ti manda Ciomaco a casa. Abbiamo avuto Adani ospite. Il Casalecchio è andato. Ma non lo dici. No, ma tu lo devi dire. Abbiamo avuto dei giocatori che dopo. Abbiamo avuto Monti che la domenica dopo ha fatto tre partite. Tre gol. Cioè, Monti triplette. Ma non è vero, stai zitto. Anzi, diciamo quelli che Casalecchio. Andiamo in ordine alfabetico, dopo ad anime andateci uno con la B, insomma, quindi vediamo. Bertacini c'è? Non c'è. Arriva domani, porta la giustifica. Allora. Va bene. Quindi questo Casalecchio che perde in casa con Sant'Agostino, come dicevamo che comunque Sant'Agostino. Attenzione, perché Sant'Agostino non è l'ultima delle squadre. Tra l'altro segna Bomber Marzolla, sì, poi segna Scabar. Scabar, sembra un subito, Scabar è il centrale difensivo, molto bravo, di testa, dopo pochi minuti, quindi Sant'Agostino comunque è una squadra. Ramarrica. Sì, farà il suo campionato modesto come sempre lì. Sempre ostico. Perché già l'anno scorso aveva sfiorato gli ometti, quest'anno si posiziona lì e quindi massimo rispetto per questa squadra. Quindi che ne approfitta il Real San Lazzaro pareggiando tra l'altro. Quindi diciamo che il risultato. Nessuno delle due lo vuol vincere assieme a quest'anno. Beh, però ne approfitta alla fine, Portuense. La Portuense, sì. Alla fine è quella che si infilerà fra le chiappe di tutti e la Portuense che rischia di... Che dopo 10 minuti va in rete con Corbino e quindi... E si accontenta. Finisce. Quello che è strano della Portuense è una squadra che non chiude mai le partite. 1-0, 2-1, sono risultati minimi, minimo sforzo, massima resa. Ma io lo comprerei ma un attaccante così che mi faccia un gol a partita perché... dire che... poi non c'è più lui. Tu ce l'hai in squadra comunque, c'è il Greco. Lascia sta. No, è bravo, che bravo. Greco non è italiano. Infatti, Greco. Cioè, non ho detto l'attaccante greco, italiano. È un greco marocchino, quindi come me. Perfetto. Ha i denti cariati. Quindi, no, questa fa schifo proprio, vabbè. Assolutamente. Comunque, il Sasso Marconi che pareggia in casa invece 0-0 con non riesce, Selice. Sbaglia un rigore Nano Ventura, non riesce a chiudere la partita il però, Sasso Marconi. Vogliamo dire che anche il Conselice sta facendo la sua porca figura. Se proprio. Se vuoi dirlo, però. No, perché comunque c'è da dire che con due innesti ad agosto hanno sistemato un po' la difesa e fa fatica a prendere gol.
Confermo. No, tu devi fare così, secondo me. Io dico confermo. Sono pienamente d'accordo. Sono pienamente d'accordo, quasi. Invece la, il Reno centese. Il Reno centese. Questa volta il Reno centese. Lo Reno centese. Lo Reno centese, perché lo diciamo in salentino. Lo Reno centese. Lo Reno centese. Dove appunto batte per 3-0, insomma, la Dozzese, che è una squadra giovane, ma secondo me farà fatica poi dopo a venirne fuori, perché avendo appunto l'inesperienza di tutti questi ragazzini, bisogna insomma che giri bene. Ma la Dozzese la aspettiamo verso il prossimo mese, giugno. Sì, dai, no, verso marzo. Allora, i campionati si cominciano a definire verso marzo. I giovani, che sono quelli che corrono, c'è gamba e tempo, se c'è voglia, sì, verso marzo possono fare la differenza. La Dozzese, secondo me, anche perché c'è un ottimo allenatore, quindi, no, ma l'allenatore non si discute. Quindi fra 10 giorni, 15 giorni si discute, e la dirigenza neanche. La dirigenza no, il massaggiatore neanche, perché un mio amico aveva saputo che di Andria fa il massaggiatore, quindi lasciamo stare. Lui conosce tutti quelli di Andria. Sì, io sono. Questa è mafia, cioè non è che uno è bravo perché è pugliese, fammi capire. Cioè. Ah, si chiama Antonio, ma il cognome non me lo ricordo. Ah, no, adesso ti stima, lui ti stima. Grande fratello, ti stima lui. Sì. Fratello. Quindi ci sta questa 3-0 della Il Reno Centese. Ci sta, perché, vedere la partita. No, se hai in guardia di squadra che fa gol ogni domenica, io credo che appunto ci sta, perché anche il Reno Centese non è il Reno Centese dell'andata, perché appunto non riuscivano a tutta l'altra squadra a concretizzare. Credo però il risultato importante l'abbia fatto ancora una volta Santa Maria Codifiume. Ah, stavo per dire, pensavo lo tenessimo alla fine, stavo per dire Lanzolavino, perché ho visto che ha vinto 2-0 sì, contro Porretta. Grande squadra, Lanzolavino, c'è una squadra di giovani, cioè, la danno sempre per disperata, impossibile, però c'è un gruppo che sta benissimo. Un ottimo allenatore. Un vecchietto come un grande allenatore, un grande personaggio, Danilo Colina. Il migliore, uno dei migliori fra i due o tre più importanti che ci sono in Emilia Romagna il settore giovanile, e bravo, si sta confermando anche una prima squadra. Sì, dai, io poi ha la chioccia Gigi Monaco, insomma, ci sono quei personaggi che servono, che sono da anni la collante. Tu ti sei anche allenato con loro un po'? Sì, mi ho conosciuto un po' l'ambiente per un brevissimo tempo. No, volevo dire una cosa, stanno giusto giocando per... qualcosa stanno voi dite che questa anzola qui secondo me va giù. Lorenzo Malaguti, dopo ti do il suo indirizzo e poi no, dai. Gigi Monaca, la tabaccheria vicino a casa sua. Ma metteva sì? Sì, il quartiere Vittorio. Cioè, io ci scommetto un caffè che invece si salva. Sì, si salva, sono convinto anch'io perché è fiducioso. Alla fine. Ma era di un Borghetti, il caffè Borghetti. Facciamo un caffè Borghetti. Ma ero anch'io quel giorno. Caffè corretto. Anche perché, insomma, secondo me invece lì hanno il collante giusto, perché è un bravo allenatore. No, mi dispiaceva perché comunque era un bolognese, però secondo me. Beh, alla fine poi dovrei decidere tra la Dozzese, Corticella, Lanzolavino e Osteria. Finora. Come faccio a dire che Corticella deve andare? Anche, scommettiamo che si salva anche Corticella, dai. Ma io me lo auguro. Perché... Io glielo auguro, vedo un po' però... più faticosa la cosa. Se non altro dovrà. Sì. Credo che Corticella dovrà andare comunque ai playout. I playout sono una lotteria. La lotteria, dai. Anche la perché però domenica il Corticella ha perso, hanno sfiorato il gol i tuoi amici. Tutti? Di Sisto e di Rio, no, quindi sì, la sì. Coppia. Tutti i miei amici. Sono tuoi amici? Sì, vabbè, anche il Parini, Orsini. Vabbè, adesso prima nel caso tu facciamo la formazione. Non c'è che Monini. È un gioco che ha visto una volta, c'è il punto. Cioè... No, siamo proprio pelle a pelle. È come quello di Andrea. Sì, esatto. Non ricogliamo però i miei amici. Dobbiamo vedere, dal Gargano in giù sono tutti i suoi amici. Sì. Ci sta. Vabbè, già non mi dice, oh, io mi giro, è un mio amico. Vabbè, ci sta, dai. Quindi la Lanzolavino che appunto vince 2-0 con il Porretta, che anche questo Porretta che non riesce a far gol. Perché... Questo Porretta della Lanzolavino ha segnato Pelotti e Magnani. Ok, grazie. Magnani. Quindi ci sta. Il Gran Amica che vince contro l'Osteria. Questa Osteria doppia di De Brasi. Vendica, ecco, di non è, appunto, non è continuativa, quindi... L'Osteria ogni tanto è bevuta, quindi... Mamma mia, benvenuti a seguito l'Osteria. Bevuta. Ah, okay. Non bevuta. No, io facevo il procione dell'Osteria. Quindi ci sta. Quindi, il Gran Amica... Piuttosto che il frocione, meglio il procione. Cioè, comunque, andando fuori quadro, comunque, se indietro registro. C'è Rama che ti copre. Vogliamo dire un attimo esteticamente meglio, dai. Questi due gol del Gran Amica, che uno l'ha fatto De Brasi sicuro. E l'altro De Brasi. E l'altro De Brasi sicuro. Sì, quindi ci sta, due gol di De Brasi. Strano. E diciamolo questa cosa. E diciamo. Debra è uno di quelli che fa gol sempre comunque. Vabbè, insomma, cazzo via. Beh, qualche torneo l'ha fatto con lui o. No. Lui non l'ho solo visto giocare, non si è mai conosciuto. Ti sei trovato contro? Sì, non si è mai. Cosa abbia fatto gol?
Io per, guarda, negli anni in cui giocavo io infatti noi abbiamo voluto fare un revival, non c'erano ancora i guanti da portiere, sì, ci sta, sì. Di lana però sì. No, io lui non lo conosco personalmente, però insomma lo conosco di fama. Beh, di gol lo conosco. Di gol, esatto. Beh, quando te lo trovo di fronte è scomodo, scomodo, è scomodo, se me lo troverò ancora. Te lo troverai, te lo troverai. Vabbè, cioè, non in sovraimpressione. Diciamo che hai avuto delle richieste per tornare a giocare, però in questo momento vuoi fare cose con calma, sì, no, vuoi riprendere bene. Sono stato molto umile da quel punto di vista. Appunto, bisogna apprezzare la tua onestà. Non hai voluto accelerare, era semplicemente te lo dico da esterno, una questione, guardare la realtà in faccia. Il ginocchio non era a posto, quindi perché devo andare a accelerare i tempi e a dare delle parole che non avrei potuto mantenere fino in fondo a, vabbè, non gente era tutti, che ci credeva, quindi te lo dico. Aspettiamo con calma, dai, aspettiamo con calma. Però allora, intanto si può lavorare per il prossimo anno. Sì, sì, beh, stiamo lavorando, sto lavorando per il prossimo anno. Quindi lavori per queste autostrade, stiamo lavorando, esatto, per il prossimo anno, sulla di sera mi trovate sui viali, sulla Brennero, che faccio l'asfalto. No, però dai, ci siamo che stai recuperando la grande, quindi secondo me nel giro di un paio di mesi siamo pronti. Sì, dai, un paio di mesi. Uno, dai, per i tornei estivi. Beh, diciamo che i tornei estivi, ma lui non li adora, però danni. Sì, lui non li adora, sono un sciopero danni. Non li adora i tornei estivi, ha ragione, perché è bello riposarsi. Bravo. Anche nella vita ci sono anche altri interessi, insomma. Ah, esatto. Cioè, quindi ci sono gli animali, i paesaggi, eccetera. Esatto. Altre interessi. I tuberi. I tuberi. Sì, sì. No, vabbè, lui è... conosco bene come portiere, tanto è... Ma ragazzo, no, te lo voglio presentare. Guarda, allora lui ha, secondo me è un po' atipico nei numeri uno, perché non si differenzia il giocatore dal ragazzo che è. Cioè, no. Non è schizzato, lui, come lo vedi nella vita, è così tranquillo, anche nel, che non vuol dire non giocare bene, anzi la tranquillità è una forza per certi aspetti. È sempre stato molto tranquillo e sereno nella sua posizione di portiere, che non è da poco, perché di portieri matti ne conosciamo, diciamo, se un portiere non è matto non è un buon portiere, è un detto capito. In due giorni ne abbiamo avuti due, tutti e due sani e non matti, sì, tipo, sì, Giacomo Poluzzi, e lui... Sì, infatti anche... non mi paragonare a Poluzzi. Beh, Jack è uno di quei ragazzi che però tu lo vedi, diresti questo non possibile che abbia... Che tra l'altro ha fatto, tra virgolette, carriera, sta facendo però meno di quello che si merita, perché sicuramente Jack è uno che potrebbe fare la Serie B tranquillamente. Forte. Molto, molto forte. Tu l'hai conosciuto a Cerretolo? No, lui è passato prima da Cerretolo. Ah, pensavo è passato da casa? È passato da casa. È passato da casa. No, è passato prima da Cerretolo, ne ho sentito sempre parlare un gran bene, cioè, l'ho visto giocare nei tornei estivi, insomma. Quando ancora li facevi? Quando ancora? No, quando no, devo solo guardarli. Ah, ok. Devo solo guardarli. Lui non partecipa. No, assolutamente. No, ma si fa un bel direttore sportivo, un bel talent scout. Ma che talent scout? No, adesso ormai da ex giocatore vado a prendere il patentino da allenatore. Ah, quindi ti piace allenare o...? Sì, mi piacerebbe allenare un giorno, però... Solo uno? Non ancora. Cioè, solo un giorno e basta? Solo un giorno, sì, prima della preparazione, poi sono in vacanza. Ti trovi in una squadra che ti faccia allenare un giorno? No, capito, mi stai cercando squadra. No, ma in genere si ripone, lui che si propone. No, ma aspetta, non è finita la puntata. Ah, okay, cercare okay. Un portiere trequartista. Esatto. Vediamo sì. No. Abbiamo, c'è la porta, c'è l'ufficio di collocamento, qui fuori c'è un sacco di gente. C'è un bel pacchetto da offrire. No, quindi invece, uscendo fuori dal personaggio calcio, la tua professione è data dal fatto che, essendo un portiere, hai la prospettiva migliore per... Ti è piaciuta questa? Questa è bella. Lui ferma l'immagine dell'attacco quando gli si presenta. Questa è bella. L'ha pensato da ieri. No, è diventato da un hobby a una passione, è diventato il mio lavoro, quindi... Spieghiamo quale, perché sennò... Sì, no, il fotografo, il fotografo. Qual è? Com'è? Sono fotografo. O c'è un termine inglese, come si usa adesso... No. Insomma, dal parrucchiere. Cacciatore d'immagini. Ma dal parrucchiere, no? Hairstyle. Ma prendi che parrucchiere, hairstyle. Al barbiere. Attenzione, perché qua c'è la famiglia. No, lo so bene. Mio figlio mi denuncia. Ti dici, vuoi fare la parrucchiere da grande? Cosa? Lunedì chiuso. No, però, vabbè. Tornando a lui come giocatore, è un giocatore sicuramente... di quelli che ti dà tranquillità, soprattutto anche la difesa, perché non è uno di quelli che ti sbraita dietro, ti rompe le balle, eccetera. Si fa sentire, perché il portiere si fa sentire, fa il suo, nel senso che crea la sua sicurezza, quindi tu sai che dietro c'è lui che
fa il suo, non è bisogno girarti e guardare le spalle, insomma. Gli piace anche giocare alto. Sì, 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 beh, calcio moderno. No, beh, sei abituato da, dagli ultimi anni, insomma, dagli ultimi anni poi. Parliamo di 10 anni. No, no, mi sembra, avendo staccato 3 anni perché vivevo all'estero, sì, mi sembra sta. L'altro ieri. E sì, è vero, mi piace giocare alto. Mi dicevano che ero uno di quelli che evitava di parare troppo perché uscivo molto, quindi ed era vero, e tutte le volte che mi sono rotto il ginocchio me lo sono rotto in uscita. Quindi è meglio parlare delle due. Meglio stare lontano di uscire. Magari telefono, invece di uscire telefoni, dici scusa, là davanti, eccetera. E no, vabbè. Tra l'altro, però, c'ha tuttora un fratello che era un grandissimo giocatore. Tra l'altro, lui, lui ha dato priorità al lavoro già da giovane. Quindi sì, sì, beh, lui aveva un tipo di professione che gli bastava molto la giornata. Diciamo che ha mollato il colpo in fretta anche a causa di infortuni. Perché io mi ricordo per Seicento che la cosa che mi impressionò, che fece un po' scandalizzare il mister, che avevamo Cumani. Che suo fratello era uno di quei ragazzi, diceva ma io la domenica faccio fatica a venire, però posso venire ad allenarmi, cioè cose che sembra il contrario delle logiche, non è che uno dice ci posso venire, ma sì, non vengo ad allenarmi, cazzo vengo a giocare, cioè, invece lui voleva allenarsi perché ci teneva al calcio, ci teneva a essere in a stare in gruppo, cioè, dai, anche mantenersi allenato. Quello è uno di quelli che poteva fare molto molto, sì, bene, sì. Poi dopo problemi vari, però era veramente veramente bravo. Sì, non perché fosse mio fratello, ma vero. Insomma ha fatto 7 giorni a Bologna, aveva cominciato bene anche in eccellenza, sì. E poi dopo ha avuto problemi anche fisici e lavorativi, ha dato delle priorità, cioè, diverse. Però, beh, insomma, bravo lui perché adesso ha la sua carriera professionale comunque. Quindi esatto, ha viaggiato molto anche per lavoro, adesso è stabile Milano. Beh, in tutto questo non abbiamo ancora parlato del Codifiume. No, adesso ci arriviamo, Ah, ok. No, Codifiume. Pensavo stesse sviando. No, arriviamo al Codifiume. Però lo so che c'è una tasca piena di sassolini. Li butti fuori una volta. È un campionato, secondo te, alla portata e corrisponde a quello che è la forza del Codifiume? Qualcosa in meno, qualcosa in più? Ma secondo me tranquillamente alla portata. Adesso non vorrei sminuire, no, buttargliela un po', tirargliela un po' addosso, però secondo me è del tutto alla portata. Io guardo solo il tipo di squadra che ha e i risultati che ha fatto. Adesso forse è vero che ha fatto un po' meglio in trasferta, no? Che in casa, però questo la può dire tutto, in casa puoi sempre migliorare, in trasferta ha fatto dei bei punti. Inaspettati, dai anche inaspettati, ma Casalecchio ha vinto. Sì, Casalecchio è la bestia nera di Casalecchio, l'ha battuto 2 volte. Quindi esatto, esatto. Poi quindi, no, anche 6 gol gli ha fatto di Casalecchio, è andato a ritorno, la somma dei gol. È un campionato sicuramente alla portata di una squadra come Codifiume. Poi ho tutto quello che viene di più, va bene, contando che è il primo anno, ne ho promossa. Calcolando che viene da 3 promozioni calcolando che viene da 3 promozioni consecutive, la terza, seconda, prima, fare la quarta era un po' improbabile, però diamogli tempo, insomma, il primo anno. No, vabbè. L'anno prossimo può gettare le basi, fare una buona stagione, fare un'ottima stagione con qualche soddisfazione in più, insomma. Secondo me sì, se mantengono questa mentalità e questa impostazione che hanno avuto in questi anni, anche senza esagerare, perché poi dopo c'è il rischio in questa città di farsi prendere un po' la mano, no? Dall'entusiasmo, eccetera. Ma la e cosa di vedere le cose facili, invece bisogna sempre rimanere dedicati. Lì c'è un allenatore come Fabris che insomma è un vecchio marpione, lui ne ha vissute tante ed è uno che insomma non è quello che si entusiasma facilmente e subito, no, ma conosce è quello il calcio, che c'è intorno, conosce bene attenzione. L'ambiente, e, anzi è proprio un'ottima collaborazione tra lui, i ragazzi e la società, c'è una bella situazione. C'è la miscela giusta. Anche perché Righetti ogni anno deve fare il video che vince il campionato, si deve andare a rivedere la vittoria del campionato. Così a questo momento è la cosa che ne sono una mano. Intanto, a parte che rischi non ne hanno. Sta facendo un gran campionato. È un gran campionato e sì, ovviamente, cioè, se qualcuno si aspettava che potesse succedere chissà che cosa, era fuori pista. Insomma. Ma secondo me non è anche poi usava delle piste sbagliate. La loro ambizione è fare il salto. Già non credo che fosse nella loro. No, assolutamente. Ma già l'anno scorso il fatto di essere comunque saliti è stato okay, oltre. Sì. Non che pensassimo di essere l'ultima del campionato, però insomma ci ha sorpreso, ecco, fare un campionato come quello dell'anno scorso dove sei arrivato alla fine
in 13-14 contati, perché siamo arrivati ai play-off in 13-14 contati. Andare su è stata una soddisfazione incredibile. Quest'anno insomma, con calma, ecco. Cioè, affronti un non avvenato, avendo settore giovanile, quindi esatto. Creando delle collaborazioni, non puoi neanche gettare le basi per poter ragionare di fare del salto della quaglia, insomma. Beh, quest'anno ce l'hanno comunque il settore giovanile, almeno la sì, affiliato, nato, però sì, nato, però voglio dire, non sono sicuramente ragazzi che sono pronti per fare la categoria, quindi però hanno pescato dei giovani, sì, bravi. Ma li hanno presi fuori, ecco, lì sono stati bravi a pescare i giovani, gli under. Gasparo uno dei migliori, rischia di essere davvero uno dei migliori terzini in circolazione. Ne parlano Savioli, Savioli ha segnato anche domenica, sì. No, sono adesso in questa categoria diventa fondamentale l'under, cioè che teoricamente se uno avesse l'under giusto lo mette in porta. Non giochi più, te lo dico, non giochi più. Sono under. No, è vero. Ti guarda che guarda che se si taglia la barba. Sotto c'è un ragazzino. Cioè, ci sta la figura ambigua, insomma, in una sola persona. Oddio. Potrebbe essere frainteso. Ma lasciamo stare. Allora, non è di Foggia lui comunque. Io facevo Sasso di Matera. No, vabbè, a parte gli scherzi. Sì, ma vedi che lui, oltre a Manfredonia, non sa. No, Matera, oh, grazie a Pacificato. Vabbè, Matera mica il nord, dov'è Matera? Per noi è un po' leggero. Oggi con il fondo, no. Matera è il nord, ma vabbè, ci sono i leghisti. Quelli di Matera sono dei polentoni, quello. No, sono giù, quindi... Marocchini. Insomma, andiamo avanti. C'è la Lega Nord, Matera. Cosa volevo dire? Non so. Allora, come ogni ospite, insomma, che poi si è presentato, dici, ma fai sempre fate domande di No, che domanda difficile. C'è un questionario. No? Quale squadra magari da grande ti piacerebbe, insomma, un domani? In quale squadra mi piacerebbe giocare? Giocare. Mi fai la domanda più difficile. Beh, so che ti faccio la domanda. In tutte quelle dove c'è Dacci. In tutte quelle dove non ho giocato. No, non ne ho idea. C'è magari una squadra tipo che guardavi la domenica, diceva, oh però cacchio, ha vinto anche, oh però è bello. Ma non guardare la domenica se gioca. No, che so, sul giornale, la sera, la sera. L'ha guardato adesso il giornale. La sera, io guardo il giornale. Non sembra che non prendevo in mano un carrino. Allora, ragazzi, vi spiego come funziona la mia vita. Ma stai nella camera, se no. C'hai Rava davanti. Ma siamo tutti dentro. Allora, la domenica, Emilia Romagna Sport, che fa? Mette fuori dei risultati, no? Tu leggi il giornale di Emilia Romagna? No, io vado sul sito. Quindi, che faccio? Guardo, abbiamo vinto, veniamo a vedere la classifica. Però vado a vedere subito un'altra squadra, perché magari mi interessa. Perché se poi diciamo che tu guardi altre squadre. Ma sì, perché io alla fine devo sapere, devo dare informazioni. Ma Moroni lo sa che tu. Lo sa. Se io adesso dico una squadra che mi piacerebbe giocare, gli altri portieri cominciano a dire questa è una squadra. Quindi dico una squadra impossibile, il Ribelle. Beh, allora, un sacco giocare nel Ribelle. Attenzione che chiamiamo James Bond, che conoscete tutti. James Bond. Il Ribelle, io seguo Dante. James Bond lo insegue. Io andrei a Meldola comunque, forse in te. Beh, Meldola mi ha messo quella curiosità che mi ha preso così tanti soldi che forse potrebbero anche fare una partita. Sai, magari potevi dare quei 50-60 mila euro. No, ma ti pagano il petrolio, secondo me. No, ti danno 50-60 mila euro, però in cambio messo, piadine. Ti danno. Beh, non parliamo male del mio presidente comunque. Non sai neanche il nome. Non hai mai detto il nome. Lui usa il nome d'arte, perché non si può dire, non si può dire. Nome d'arte non si può dire. Oggi si è presentato come Alfa. Cioè, ve lo dite fra di voi, ma l'ha dato il pepe nero. Quello esatto, è il suo nome. Esatto, non si può dire. Ma lo vince o no sto campionato il merdo? No, lo vince. Basta, no, ho già detto tutto. Quindi va giù. Attenzione, 13 punti. No, ma poi vince. Davanti c'è anche la San Maurese, che c'ha quelli del San Marino, non valgono quei giocatori. Siamo passati dalla promozione al generale. Sì, ma è bello perché svalvoli a destra e a sinistra. No, ma qua te puoi dire piacerebbe da grande giocare nel Cagliari, che loro ti contattiamo, che noi siamo già in Serie B, Serie A, Cellino, sì. Cagliari, Sardegna, tramite Cellino puoi arrivare anche in Inghilterra, Leeds. È un attimo, fare esperienza all'Udinese. È un attimo che non ti rifiuti il contratto. Giocare all'estero? All'estero mi stai facendo. Sì, all'estero effettivamente. Quale nazione? Se dovessi scegliere dove giocare? In Giamaica. In Inghilterra, sì, Premier League, dai. No? Tu dove vorresti giocare? No, io a Londra ci metterei la firma. Lui già gioca all'estero, in Italia. Io faccio un po' e un po'. Io faccio un po' e un po'. No, ho fatto dei campionati giù, 18, voglio venire all'estero, Foggia. Basta, ho preferito tornare. E se Foggia lui dice giù a Foggia, all'estero, lui lo dice. E se Foggia lo rinnega. Ho perso un po' l'accento. Sì, c'era quasi Bologna. Ho perso solo là, accento e basta. E io ti voglio ringraziare per essere venuto oggi. Grazie a voi di avermi invitato. In questi casi, sia a posto.
O no? Sì, già finito? Già finito. No, vuoi fare una c'è, c'è qualche sassolino che ti devi togliere? No, meglio che non me li togli. Sono troppo li ho lasciati in macchina. Abbiamo la telecamera spenta in questo momento. Sì, sì. Dopo, quando ti vuoi sfogare... Guarda, non guardate il fuorione. Non guardate il fuorione. È importante anche quello. Quando ti vuoi sfogare, sai che dove trovarti. Passo da qua, tiro lo libero sfogo da fuori. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Bene, no, grazie. No, no, niente, no, grazie Simone Cappelletti di essere stato con noi, di aver giocato a biliardino con noi, di aver vinto. Ma cazzo di gol. Adesso arrivi vinci. Sì, ma arrivi a due, insomma, basta, finito. Ma guarda che questo ha fatto il gol. Non ci sei giocato a biliardino. Questo è il primo giorno che esci di casa. Niente, ringraziamo Simone, un saluto al fratello. Ricordiamo volentieri perché insomma un bravissimo ragazzo che eravamo legatissimi qui sul calcio bolognese, un po' ci è mancato, quindi ci è dispiaciuto, però ovviamente le scelte sono prioritarie, sono altre. Ricordiamo che chi cerca un buon portiere è a disposizione, chiamateci. Sì, no, ci sta. Chiamateci e là c'è il suo numero, quindi potete mettere. No, io ho il mio numero, tu hai il tuo numero. Ognuno c'è il suo. Ognuno c'è il suo. Quindi ci sta, voglio dire. E quindi da Manfredoni in su lui è disponibile per ascoltare qualsiasi squadra. Se si chiama il Matera, come ha detto lui. Si allenano un po' in mezzo ai sassi, comunque. Il Trapani, certo, dai, prendiamo più giù. Ci sta. Grazie a tutti, arrivederci la prossima settimana, grazie.